Un bentornato ragazzi sul canale Storm Player. Ragazzi, come sempre, se i miei video vi piacciono lasciate un like e iscrivetevi per rimanere aggiornati sempre su tutto quello che succede qui sul mio canale. Oggi andiamo con la Corvette ZR1 C6 del 2009. Vi faccio vedere poi la livrea che è veramente bella, veramente bella. E affrontiamo questa gara, l'American Clubman Cup 790.000 crediti. Vittoria. Andiamo subito, andiamo subito. Ok, io mi ero già preparato l'assetto della macchina. Andiamo con calma, andiamo a affrontare questa gara di 5 giri sulla Trial Mountain. Let's go. Si parte in dodicesima posizione. Subito il primo sorpasso. Affrontiamo la prima curva. Ci stanno sportellando qui in questa zona. Attenzione, approfittiamo del momento. Andiamo con calma a cercare di... Attenzione, molto largo qui, attenzione. Comunque il sorpasso viene fatto sulla Corvette. Un'altra Corvette qui davanti di Felix. Tamponato. Non l'ho fatto apposta, mi dispiace. Andiamo con calma. Perché comunque questa è un'auto da strada, non è stata preparata nemmeno ad ottimi livelli. Comunque qui, attenzione, sbattiamo sul cordolo, ma riusciamo a fare altri due sorpassi. Siamo in quinta posizione, Tapai, eccolo lì, all'interno, ci portiamo in quarta posizione. Prossimo rettilineo vi faccio vedere meglio la livrea. Stiamo andando molto aggressivi. Attenzione, c'è Solis qui. Altri due sorpassi fatti alla Chevrolet Corvette, sono tutte Corvette. A quanto pare la Corvette del 63, mamma mia. Siamo in seconda posizione già. Chicane molto difficile qui. Purtroppo le auto sono auto da strada, quindi gli errori sono a ordine del giorno. 2.02, tempo migliore per me, c'è Fragali. Sorpasso molto rischioso qui. Andavamo molto veloci. La macchina è abbastanza instabile. Me le scelgo tutte io queste auto. Preparate per l'appunto il minimo indispensabile per affrontare queste gare non molto competitive. Cerchiamo di non andare a sbattere, di mantenere la posizione. Faccio vedere l'auto. Ragazzi, troppo bella, della Kinder. Sono come vado a schiantare. Molto bella questa livrea. Mamma mia, attenzione! Una frenata non molto. Una frenata non molto adatta. Intanto dico cose senza senso, ma ci sta. Stiamo andando a completare il secondo giro. Attenzione qui, una derapata. Infatti, come potete vedere dalla targa, c'è scritto drift. Siamo andati un po' a driftare qui. Non è facile spingere queste auto da strada a livelli molto prestanti, a livelli molto alti. Abbiamo 4 secondi di stacco. Attenzione qui, eh.
Non è facile. E questa è anche una pista molto disconnessa, è dislivellata, sono salite, discese, anche in curva. Questo tracciato dà fastidio anche alle auto da corsa, ve lo posso assicurare, a causa di questi dislivelli. Attenzione, qui siamo andati male, mi ero dimenticato da dove andavamo. Però manteniamo sempre la posizione tranquillamente, abbiamo dato un botto di secondi già. Una ventina e oltre. Occhio alla staccata qui. Possiamo anche perderla. Oh, gomme sull'erbetta qui. Abbiamo rischiato un testo coda. Ancora qui che la macchina inizia a driftare come se stesse facendo uno sterrato di rally. Però con la calma si ottiene tutto. In questo gioco se non sei calmo non fai un granché. È partito il quarto giro, ancora tempo migliore, 1,579 circa. Il sole sta diventando, si sta abbassando, sta dando un po' fastidio agli occhi. Per fortuna ci sono le montagne qua in queste zone, montagne e gallerie. La nostra Trial Mountain, una delle piste storiche di Gran Turismo. Attenzione, attenzione qui, attenzione sbaglio, attenzione, qui c'è un grave errore. Andate a toccare l'esterno. Questo perché come al solito parlo troppo e alcune volte mi sconcentro o mi deconcentro. Mi ero dimenticato la staccata qui, attenzione. No, ce la facciamo, ce la facciamo. Staccata al limite, staccata al limite. Occhio qui, siamo arrivati molto forti. Questa è la nostra discesa a drift, questa volta. L'abbiamo tenuta, non ha sgommato l'auto. Comunque questa Chevrolet Corvette, secondo me, preparata bene, anche se è auto da strada, comunque sappiamo che le auto da strada non sono facili da preparare e da portare in pista, però sono sempre quelle che più ci attraggono. Con la speranza sempre di modificarla nel miglior modo possibile. Secondo me questa fatta bene può competere. Qua non sbagliare di nuovo, attenzione, sbagliamo di nuovo qui, sbagliamo di nuovo questa curva che è veramente velenosa. Quella è la curva che ci ha fatto più incavolare di Trial Mountain da sempre. Stiamo terminando l'ultimo giro, ragazzi. Livrea è spettacolare. Attenzione alla staccata qui, attenzione, 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 attenzione ragazzi, qui
Attenzione, il guardrail per noi, per guardare la livrea. Abbiamo graffiato l'auto. Abbiamo graffiato. Autograffiata probabilmente dalla parte destra. Voglio vedere se effettivamente si è graffiata. Non sembra che sia danneggiata. Facciamo le ultime due curve. E si va a sfrecciare sotto la bandiera a scacchi. Non la vedo, dov'è? Dov'è la bandiera? Eccola lì. Si va a sfrecciare sotto. E si porta a casa questa vittoria abbastanza easy, abbastanza facile, però comunque, ripeto, questa è una bella macchina, questa livrea anche molto accattivante, veramente è stata fatta molto bene. 51 secondi, ricordo che in questo video ho giocato in modalità difficoltà media, non difficile, però la maggior parte delle volte gioco in modalità difficile. Però ho notato comunque che molte gare di GR, in particolare le GR1, in modalità difficile sono veramente, veramente, veramente difficili, bisogna impegnarsi veramente a fondo. Infatti quando faccio quelle gare di solito uso il mio volante, uso il mio volante. In questo caso stavo utilizzando il DualSense. Comunque ragazzi, io vi lascio. Ci vediamo al prossimo video. Lasciate like se volete, come al solito. Io sono Stormplayer, alla prossima gara. Let's go!